Siamo in compagnia di Enrico Malverti, trader e quantitative analyst di SIAT. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Vorrei partire con un'analisi soprattutto del Dow, perché diciamo che è l'indice anche più vicino, se vogliamo chiamarlo così, all'economia. In questo caso ovviamente mi riferisco all'economia americana. Quali sono le sue previsioni? I mercati americani continuano ad essere molto pimpanti e l'impostazione è rialzista, come ci hanno abituato oramai da tanto tempo, e le occasioni, tutte le correzioni, come abbiamo visto anche la più recente della settimana scorsa, si rivelano praticamente sempre essere occasioni di acquisto. Quindi attualmente io vedo la possibilità ancora di poter salire verso i massimi annuali, facendo un attimo attenzione, perché proprio sui massimi ci sono delle forti resistenze, quindi qualche presa di profitto di nuovo potrebbe esserci a spingere gli indici verso il basso, ma dovrebbero essere di nuovo in caso di storni nel mese di febbraio, che lo ricordo non è un mese facile per la statistica. È un mese abbastanza ostico, random, come si dice in gergo, cioè un mese dove rialzi e ribassi si alternano con una certa ciclicità, non c'è una statistica favorevole per i long, ma nemmeno per gli short. È spesso un mese volatile che porta delle sorprese, l'ultima poco piacevole, quella dello scorso anno. Quindi un mese cui fare particolare attenzione, e quindi anche per il Dow la mia aspettativa è che riesca a riportarsi sui massimi che sono stati toccati il 20 di gennaio, però da lì, ecco, presterei attenzione, perché non è scontato che, come è avvenuto già tante volte, le resistenze vengono subito abbattute e potrebbe appunto esserci di nuovo una correzione verso il basso. E andiamo a vedere un titolo che ha riportato proprio poco fa, qualche minuto fa, le trimestrali. Mi riferisco a Clorox, che è produttore di prodotti per la casa, utile per azione 2,03 dollari, 25 centesimi al di sopra delle attese. Qual è il suo parere sul titolo a livello grafico soprattutto? Sì, adesso vedo di recuperarlo subito al Intanto volo. Intanto il ticker è CLX, lo sto facendo vedere ai nostri telespettatori, cede il 3,40% e prezza 197,65 dollari per azione. Ecco, lei crede che questo ribasso odierno può essere una buona opportunità d'acquisto? Ma sono un pochino scettico. È vero che si è aperto un gap interessante, ecco, quindi in un'ottica di speculativa di brevissimo, il gap che si è aperto rispetto alla seduta precedente potrebbe portare alla ricopertura e quindi essere un'occasione speculativa di breve. In ottica di più ampio respiro è un titolo che, se togliamo l'impennata registrata poche sedute fa, non aveva una chiara impostazione rialzista, un titolo che si muove con delle impennate di volatilità improvvise, alternate a correzioni altrettanto profonde, questo non solo nelle ultime sedute, ma è già accaduto lo stesso anche nel mese di dicembre e anche nel mese di novembre, per cui lo vedo come un titolo adatto soprattutto per trader esperti e più in un'ottica speculativa di breve piuttosto che in ottica di investimento, finché non riuscirà a consolidare sopra i 222 dollari, livello che per il momento è ancora abbastanza distante, anzi per essere precisi 223,30, che è il massimo relativo precedente del 13 ottobre. Sto vedendo anche forse i titoli più chiacchierati degli ultimi giorni per quanto concerne Wall Street, ovvero GameStop, BlackBerry e AMC. Intanto GameStop continua a calare, oggi in particolare cede l'8%. Non lo so se ha avuto delle posizioni aperte, se ha tuttora, per quanto concerne questi tre titoli molto chiacchierati, e soprattutto qual è il suo parere. No, io non ho le posizioni aperte perché credo che i titoli siano stati molto manipolati. Alla fine
La manipolazione che c'è stata non è diversa da tante altre che abbiamo visto nel passato, se non per la facciata, l'immagine che se n'è data, cioè del piccolino che riesce a contrastare i grandi fondi hedge, ma alla fine penso che ci sia stata comunque dietro una manipolazione di mani forti che ha avviato il movimento, il piccolino rimane sempre schiacciato negli ingranaggi di queste manipolazioni, chi ha comprato molto alto nelle ultime sedute, sicuramente si è bruciato, è rimasto con il cerino acceso in mano. E quindi ho preferito tenermi alla larga da questi titoli anche perché opero prevalentemente in modo sistematico, quindi se c'è una statistica favorevole opero, altrimenti mi dedico ad altri sottostanti. Invece spostiamoci velocemente verso il mercato valutario perché ci sono delle dinamiche interessanti durante questa giornata. L'indice del dollaro intanto in rialzo dello 0,30%, sta quotando a 91,43, l'euro-dollaro scambia ad 1,19 e sterlina-dollaro a 1,36. Poi tra l'altro il cable molto osservato oggi, soprattutto dopo la conferenza stampa della Bank of England. Intanto partiamo con il dollaro e poi passiamo verso l'euro-dollaro. Quali sono le prospettive di breve termine? Ah, il dollaro si sta rafforzando nelle ultime sedute e penso che possa continuare così anche nelle prossime. E in particolar modo, se guardiamo l'euro-dollaro, c'era stato un segnale di esaurimento del trend rialzista per l'euro nella prima settimana del mese di gennaio. C'è stato sul grafico settimanale quella che è chiaramente una candela di esaurimento trend con una chiusura settimanale molto bassa, vicino al minimo della settimana, e da lì poi è iniziata la discesa dell'euro che mi aspetto trova adesso su 1,1980 una prima area di resistenza, di supporto, chiedo scusa, che deve reggere a livello settimanale, perché nel caso in cui cedesse a livello weekly, il rischio è di scendere poi ulteriormente sul supporto successivo a 1,1894. 1,1894 invece per quanto concerne il cable, ovviamente è stata, ci tenevo a sottolineare una conferenza stampa interessante perché intanto la Bank of England vede un rimbalzo dell'economia, un ritorno alla normalità ben presto grazie alla campagna vaccinale di grande successo, secondo loro ovviamente, almeno sinora, e poi dice Andrew Bailey ovviamente che le banche hanno bisogno di almeno 6 mesi per poter portare i tassi di interesse sotto lo zero, ovvero negativi attualmente allo 0,10. Quali sono le prospettive per il cable secondo lei, che oggi tra l'altro si sta rafforzando nei confronti del dollaro? Sì, si sta rafforzando e la mia aspettativa è che anche nelle prossime sedute la situazione rimanga questa, cioè che si vada in direzione di un ulteriore rafforzamento del cable. Quindi, così come per quanto riguarda il dollaro di cui abbiamo parlato poco fa, credo che questa tendenza di breve dovrebbe proseguire sulle valute. Ecco, invece spostiamoci a Piazza Affari perché Marco vorrebbe sapere il prezzo d'entrata secondo lei per quanto concerne Mediobanca. Ah, beh, Mediobanca, dovrei dire praticamente ieri l'altro, nel senso che io sono entrato, ho avuto un segnale di acquisto 2 sedute fa e quindi sono già entrato, però vado immediatamente a recuperare il titolo valutandolo per chi invece è alla finestra. È chiaro che i bancari, come giustamente sottolineavate prima, sono tra i titoli più seguiti in questo momento, visto quello che sta accadendo per quanto riguarda il governo, con Draghi che probabilmente sarà il prossimo Presidente del Consiglio. E quindi abbiamo tutti i bancari che sono in grande spolvero. Mediobanca in particolar modo, secondo me, è uno tra i titoli bancari più interessanti, insieme ad Intesa San Paolo.
E quest'oggi dà un buon segnale perché di continuazione del gap che c'è stato ieri, anziché andare in direzione di una richiusura del gap, occorre sempre prestare molta attenzione ai gap aperti. Ieri ha aperto in gap, infatti, in Mediobanca. C'è stata una correzione intraday, ma il gap è rimasto aperto. Quest'oggi sta ritrovando forza, ha rotto sia il massimo di ieri e soprattutto ha rotto il massimo del 25 di novembre, che era 7,98. Quindi segnale quello che sta arrivando negli ultimi minuti e che sta andando verso un ulteriore rafforzamento del titolo, certamente positivo. E quindi alla rottura, secondo me, del massimo del 25 novembre 7,98, già quello era un segnale di ingresso, quantomeno di breve termine, con primo obiettivo che vedo sulla resistenza successiva che è a 10, per essere precisi, 10,16. Quindi quello dovrebbe essere l'obiettivo di breve di Mediobanca, dove poi il rischio di arrivarci e di far scattare qualche presa di profitto c'è, considerando anche il gap, ribadisco che è rimasto aperto 2 sedute fa. Ecco, intanto chiedono i nostri telespettatori un parere per quanto concerne a Ferrari. Bisogna dire che questi giorni ha avuto tantissimi alti e bassi. Vediamo la performance settimanale. A livello settimanale meno 1,64%. In un mese ha perso poco più del 7%. Ecco, parere su Ferrari. Sì, Ferrari più bassi che alti, purtroppo per i propri azionisti. Il titolo è in trend ribassista di breve, però quest'oggi sta disegnando in questo momento quello che viene chiamato un key reversal rialzista, cioè un pattern di inversione rialzista di breve termine. Cioè corrisponde a un minimo inferiore al minimo della seduta di ieri e una chiusura che, se fosse a questi livelli, sarebbe superiore alla chiusura precedente. Questo sostenuto da volumi discreti in questo momento e quindi con una chiusura a questi livelli dovrebbe dare appunto un segnale di inversione di breve che potrebbe portarci nelle prossime sedute a recuperare un po' di terreno verso area 175. Visto che siamo comunque all'interno di un canale ancora di massimi e minimi crescenti, si tratterebbe poi di fare attenzione in area 175,30 a cavallo del massimo del 22 di gennaio, perché il rischio di vedere di nuovo tornare venditori a prendere il sopravvento diventerebbe comunque concreto. Allora, intanto ci scrive Flavio Massari da Catania se si può avere un parere su Invite Hera. Chiedo scusa, non ho capito il titolo. Invite Hera. Ah, ok, andiamo a vedere Io subito. intanto sto mostrando in VIT che il ticker INW cede l'1,5%. Sì, esatto, e qua purtroppo siamo, la situazione tecnica è peggiore rispetto a quella che abbiamo visto poco fa di Ferrari, perché qua abbiamo a che fare con un solido canale di massimi e minimi decrescenti. E che si è formato oramai da parecchio, si è formato esattamente a partire dal 3 di dicembre, dove c'era stato un pattern uguale e contrario rispetto a quello che abbiamo visto poco fa su Ferrari, ossia un key reversal ribassista, cioè un nuovo massimo accompagnato da una chiusura inferiore non solo a quella della candela che lo precede, ma addirittura delle 3 candele precedenti. È stato un forte segnale di ribasso che si è rafforzato il 6 gennaio con la rottura della trendline rialzista. Per cui attualmente io non vedo ancora i segnali di inversione su Inuit, titolo cui prestare attenzione, soprattutto da monitorare il supporto del 29 di gennaio a 8,865, perché se dovesse cedere darebbe purtroppo un ulteriore segnale di debolezza in direzione degli 8,50. Quindi adesso è ancora presto per dire che questo supporto cederà, quindi speriamo di no, ma nel caso chi fosse long, attenzione, quindi un invito a mettersi un bell'allarme su quel livello. Ecco, invece Hera. Andiamo a vedere invece Era, eccoci qua, qui la situazione tecnica migliore rispetto a quella di Inuit.
Abbiamo a che fare con un titolo che ieri ha beneficiato un po' come tutto il listino delle novità che riguardavano Mario Draghi e con una buona performance del 3,08 che però non ci porta ancora nemmeno lontanamente a contatto con la prima area di resistenza che è sui 3,122, siamo abbastanza distanti. Quest'oggi già il titolo ritrova un po' di debolezza, non riesce a superare il massimo di ieri, quindi è circa metà strada tra il primo livello di resistenza e il primo livello di supporto che individuo sui 2,79, quindi non un titolo sicuramente che terrei nella mia watch list in questo momento perché è un po' in una sorta di limbo, cioè tra massimi, tra supporti e resistenze, quindi difficile da lavorare, difficile trovare un punto di ingresso sensato. Ecco, invece Antonio Russo ci chiede una view su Banco BPM. Andiamo a vedere Banco BPM, qua la situazione tecnica è abbastanza buona, sta dando un segnale di forza come quello di Mediobanca, quindi con rottura di una resistenza importante che è quella tra area 1,96 e 1,99, massimo dell'8 di gennaio, dove aveva disegnato un key reversal ribassista, in questo caso, che ci aveva portato fino in area 1,75. Sarà molto importante la chiusura di oggi perché il segnale di rottura della resistenza di 1,99 deve essere confermato in chiusura, altrimenti rischieremmo di fare un po' come l'8 di gennaio in cui ci fu la rottura del massimo precedente con una brutta chiusura in ritracciamento che decretò appunto l'inizio di una fase correttiva. Quindi quello che stiamo vedendo è un bel segnale di forza a condizione che il titolo ce la faccia a chiudere sopra 1,99. Tra l'altro adesso è abbastanza debole la rottura perché siamo su 1, in questo istante 1,98,95 siamo tornati sotto. Quindi per ribadire il concetto, attenzione, può essere un bel segnale questo, ma da confermare nella chiusura odierna. Ottimo, andiamo subito a dare uno sguardo anche alle criptovalute che sono dei grandi protagonisti. Intanto vorrei dire ai nostri telespettatori di non scrivere con le abbreviazioni perché le domande giustamente non sono chiare. Intanto uno sguardo velocissimo alle criptovalute: il Bitcoin cede il 3%, Litecoin cede più del 7%, Ethereum cede il 5,86%. C'è un sostenitore molto importante delle criptovalute, in particolare del Doge, ovviamente Elon Musk, che sostiene e tanto anche il Bitcoin. Volevamo sapere appunto quali sono le sue posizioni per quanto concerne le criptovalute, ma in particolar modo la più importante, se vogliamo chiamarla la regina delle criptovalute, il Bitcoin. Io in questo momento sono flat sul Bitcoin, non ho posizioni aperte, sono uscito già da diverse sedute e sono almeno 3 settimane che sono fuori dal Bitcoin e sto aspettando, mi aspettavo che ci fosse una fase laterale, c'è anche un video sul mio canale YouTube che ne parla, fatto un paio di settimane fa in cui dicevo che mi aspettavo una fase di consolidamento del Bitcoin. Cosa che per il momento è avvenuta, la cosa positiva è che è sempre riuscito a chiudere sopra il supporto dei 30.000 e penso che questa fase laterale dovrebbe continuare anche nelle prossime sedute e aspetto il superamento di area 39.800 per rientrare su Bitcoin, quindi non ho fretta per il momento. Allora, target d'entrata per quanto concerne Enel e poi velocemente un parere per quanto concerne anche Zoom Video. Partiamo da Enel e poi ci spostiamo verso Zoom. Sì, Enel sta avendo a che fare con una resistenza che è data non solo dal massimo di ieri, che è a 8,58, ma se comprimiamo il grafico troviamo che quel livello, quindi degli 8,58, 8,56, è praticamente corrisponde al massimo del 26 di novembre e poco distante anche dal massimo del 21 luglio. Quindi una fascia di prezzo dove il titolo ha sempre fatto abbastanza fatica, arrivato lì ha sempre trovato
dei venditori che hanno rimandato giù il titolo nel breve termine. Ha fatto eccezione solo il 5 di gennaio, dove ha approcciato la resistenza il 4, e poi 2 giorni dopo, il 6 gennaio, è riuscito a rompere quella resistenza per poi tornare di nuovo giù, e adesso sta provando di nuovo a riaffacciarsi. Quindi attenderei, per chi è fuori dal mercato, un segnale di forza che vada nuovamente a rompere questa importante resistenza, meglio se confermata in chiusura di seduta, perché le rotture intraday sono sempre foriere di falsi segnali. E come principale supporto da monitorare perenne, le 8,05, secondo me, è il supporto primario. Andiamo subito a vedere anche come sta performando Zoom per capire appunto anche le sue posizioni sul titolo, anzi c'ha un'analisi del nostro esperto su dove può arrivare Zoom Video. Sì, un attimo solo che recupero il grafico. Eccomi qua. Dunque, qua la situazione tecnica è improntata, secondo me, in questo momento è improntata una lateralità. Sembrerebbe che il titolo abbia esaurito la pressione ribassista di breve termine. Si era formato un trend ribassista di breve a partire da metà ottobre. E il peggio sembrerebbe essere passato. Il titolo ha trovato supporto in area 330 e da qua sembrerebbe essere in grado di consolidare, e sembrerebbe quindi essere iniziata una fase di riaccumulazione che potrebbe precedere una ripartenza. Ancora la conferma non c'è, è presto. Secondo me la conferma di una ripartenza, che si tratta di accumulazione, lo avremmo oltre i 427 dollari, quindi primo livello di resistenza importante da monitorare per valutare ingressi è 427 dollari, e invece il principale supporto in area 329. Grazie mille ad Enrico Malverti, trader e quantitative analyst. Buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio.